Lo sapevate che 40 anni fa la protezione civile italiana nacque da un gruppo di dipendenti della cartiera Pigna che partirono per assistere e aiutare i terremotati in Friuli. Ora ci racconterà meglio la storia Francesco Rossoni della protezione civile. Protezione civile, sì, ok. 40 anni fa, di quando è successo l'evento del terremoto del Friuli, Daniele Pesenti Pigna, il titolare delle cartiere, scese nei reparti e disse ai suoi operai: sentite, là è successo un dramma, voglio partire con qualcuno di voi e andare a soccorrere queste popolazioni che hanno bisogno. E da lì nacque un po' tutta l'idea. Li rifornì di attrezzature, materiali, mezzi, li accompagnò su, lavorarono un sacco di tempo su, aprendo strade, liberando gente, salvando persone, e da lì cominciò a pensare a strutturare un sistema di assistenza alle popolazioni in caso di necessità, in caso di crolli, in caso di terremoti. E piano piano la cosa continuò a crescere, a crescere, a crescere, finché arrivamo qui. Su in Friuli incontrò l'ingegner Zamberletti, che era il famoso ingegnere dei Vigili del Fuoco che lavorò a Fiumicino col famoso Alfredino Rampi. Lo Stato lo nominò primo, diciamo, responsabile di protezione civile. Si incontrarono, si conobbero. Daniele Pesenti Pigna aveva il cugino Mario Paglia e cominciarono a incontrarsi, trovarsi e discutere di questa cosa, e con Zamberletti crearono le basi della protezione civile italiana, strutturata. Attenzione, protezione civile italiana, ma formata da volontari, perché la nostra è solo e esclusivamente un'associazione di volontari, come tante altre associazioni di protezione civile volontaria. Siamo con il signor Maffi Umberto, che 40 anni fa andò in Friuli con la squadra del signor Pigna. Nel 1976 sono partito dalla cartiera, perché io ero dipendente della cartiera. Siamo andati in Friuli per l'intervento sul terremoto. I dubbi ne avevamo, una montagna, dove andiamo, cosa facciamo? Infatti, arrivati a Udine, ci hanno mandato in un posto che si chiamava Trasaghis, e ecco lì, per esempio, una cosa che ha cominciato a impressionare, che abbiamo sentito un boato e c'era un pezzo di montagna che franava, no? E c'era tutta questa nuvola di polvere che sono riuscito a fotografarla. E poi dopo da lì ci hanno deviato su Gemona, e a Gemona era un inferno di polvere. Anche lì qualche fotografia sono riuscito a farlo. Che poi mi ricordo l'incontro con una famiglia nel campo che avevamo montato, che poi è quella che abbiamo fatto il secondo viaggio in Friuli a settembre e a agosto, che gli abbiamo portato questa famiglia materiale per la casa, perché non avevamo più niente. Altro ricordo che ho del Friuli è quando abbiamo costruito la casetta Giulio Carnico, che era un dipendente di una ditta consociata alle cartiere Pigna, e che non avevano più niente. I bambini dormivano in un pollaio. Che valore hanno per Alzano questi volontari? Ma per Alzano Lombardo, come per tutta la nazione italiana, questi volontari hanno un valore immenso. O meglio, il discorso di protezione civile, protezione volontaria civile, non esisterebbe se non ci fosse il volontariato e non ci fossero queste persone che mettono a disposizione professionalità, tempo e voglia di aiutare il prossimo. Questa è una cosa veramente stupenda. A noi delle istituzioni, noi siamo l'avamposto istituzionale là dove succede il problema, dove si verifica l'emergenza, e siamo il collegamento tra gli operativi e tutta la filiera, provincia, regione e nazione e Stato. Ma tutto parte dalla loro professionalità e dalla loro voglia di spendersi per il prossimo e di risolvere il problema nell'emergenza. Questa è una cosa stupenda e io non posso fare altro che ringraziarli veramente di cuore, proprio perché ad Alzano Lombardo si è creato un rapporto molto profondo e molto sentito con tutti i volontari.